finita, io non me ne ero manco accorto, a dire la verità. Buongiorno a tutti, buongiorno Tony Molà, stavo inforcando la cuffia. Ecco perché oggi noi siamo un po' tutti elettrici, perché siamo spiazzati. Devo essere sincero, io sono anche un po' disgustato. Anzi, la voglio dire tutta, io sono proprio schifato di tutto quello che sta succedendo nel calcio, perché la passione è finita, lo sport ormai si è fatto benedire in maniera definitiva, direi anche vergognosa, da chi il pallone lo utilizza soltanto per fare business, e lo fa pure male, perché tutti questi signorotti che vogliono fare la Superlega, io vi riracconto un po' le loro storie, vi racconto tutti i loro pidocchi. Per esempio, l'Arsenal ha 125,4 milioni di debiti, Manchester City 200 milioni di debiti, il Liverpool 272 milioni di debiti, Manchester United 528,6 milioni di debiti, il Tottenham, che ha appena esonerato Mourinho e gli dovrà dare 40 milioni come penale nel caso di esonero, ha 1280 milioni di debiti, il Chelsea 1500 milioni di debiti. Veniamo alle italiane: la Juventus 458,3 milioni di debiti, l'Inter 630,1 milioni di debiti. Cioè, ma vi rendete conto che questi quattro falliti, anzi 12, adesso che cosa vogliono fare? Vogliono abbandonare il contesto dove hanno fallito e si vogliono creare un'altra area protetta nella quale gestire direttamente loro le risorse e sperperarle, perché tra qualche anno saremo punto e a capo. Quando alla guida di certe realtà ci metti Andrea Agnelli o i suoi simili, ma è normale che oggi ne fa uno di debito, domani due, dopodomani tre, e poi si arriva a 400 milioni, perché tanto che gliene frega, loro mica vivono il rischio d'impresa come può averlo ognuno di noi, o chi apre una caffetteria, una pizzetteria, che c'è il rischio d'impresa perché deve pagare le tasse, deve pagare i fornitori, deve pagare l'affitto. Loro che gliene fregano, fanno i debiti, prendono Cristiano Ronaldo a 58 milioni all'anno e poi, ma chi, mica paghiamo i debiti, ce ne andiamo da un'altra parte e vi lasciamo col culo a terra. Ma io veramente sono disgustato, e questo ve lo dico a prescindere che ci sia o meno il Napoli. Il mio pensiero è questo: stanno strappando la passione della gente. Allora io mi chiedo, ma se voi tutta sta realtà me la state mettendo sotto i piedi, ma voi come pensate di recuperare risorse se il tifoso se ne va? Da dove le prendete queste risorse? Chi vi guarda più allo stadio e in televisione? Chi vi guardate tra di voi? Quindi fra 3 anni saremo punto e a capo. C'è Andrea Falco, sì? Buongiorno. Ci sono, buongiorno Raffaele, buongiorno a tutti. Però anticipavi il tema, a prescindere che il Napoli ci sia o no, perché questo è il tema del dibattito di oggi. Abbiamo letto le indiscrezioni, ma tu già ieri appunto parlavi di queste voci nel mondo del calcio che conta, ecco, che secondo le quali ci potrebbe essere una quarta italiana e potrebbe essere proprio il Napoli. La domanda allora è: ma se ci fosse davvero la Superlega, a voi piacerebbe un Napoli nella competizione o un Napoli fuori da quell'otto che si gioca magari il suo campionato in Italia? Dite insieme a tutti quei falliti, voglio dire, perché il Napoli almeno ci entrerebbe con i conti a posto, non perché deve sistemare tutti i debiti che ha creato. Il Napoli si andrebbe a infilare in un mare di falliti, ma a me non sta bene sta cosa. Pasquale, buongiorno. Buongiorno, innanzitutto una disamina perfetta. Grazie, perfetta. Pasquale, grazie. D'altronde se vincere è l'unica cosa che conta. È chiaro, no? Questi sono i risultati. Volevo dire questo però, io mi fido molto non tanto della federazione italiana ma delle altre federazioni che sono coinvolte in questa storia. Volevo sapere questo: ma il fatto che queste squadre debbano comunque essere nel campionato di Serie A, ma quanti problemi comporterebbe? Sono squadre che non hanno interesse di classifica, perché comunque in ogni caso parteciperanno ad un altro torneo e non a quelli stabiliti dalla UEFA. No, inoltre mercoledì devono giocare, quindi è probabile che il sabato
sabato giocheranno pure in maniera, metteranno delle riserve, qualcosa del genere, quindi sarebbero più di un calcio in un campionato che comunque realmente, fattivamente coinvolti. Come la vedi? Io questo vorrei sapere. Io da voi sono per le maniere dure, cioè chi va a fare la Superlega va a fare solo la Superlega, i calciatori giocheranno solo la Superlega, ripeto, pure se fosse il Napoli, io continuerò a tifare Napoli, ci mancherebbe, non è che cambio squadra, però non mi piace questo modo di fare, lo dico e lo contesto. La Serie A farebbe la Serie A, ma come si fa a fare due tornei paralleli? I turni infrasettimanali la Serie A non li potrebbe più giocare se c'è questa Superlega che deve giocare tutti i mercoledì, non li potrebbe, sì, più come giocare. Come è stato ampiamente spiegato, Raffaele, attualmente ci si lamenta che si gioca troppo e sono 12 slot a stagione, no? In, esatto, settimana, per giocare le coppe europee. Con la Superlega diventerebbero 22 e si fa veramente fatica a trovare, quindi dovrebbero anche rivoluzionarsi i campionati, perdere delle squadre, le nazionali che fine farebbero, insomma ci sarebbero tanti poi discorsi da fare. Allora Biagio da Casalnuovo dice magari non si realizzerà mai, ma lasciatemi almeno sognare una Serie A senza la Juventus. Sentiamo anche qualche messaggio vocale perché ne è arrivata proprio una marea oggi, sentiamo. Ciao Raffaele, ciao Andrea, ciao. Sono Bruno da Cellule. Ciao Bruno, ciao. Per me la Superliga non va bene, è meglio modificare la Champions, farla diversamente, ma la Superliga, che poi parliamo di super squadre, ma quale super, cioè non penso che il Borussia Dortmund, l'Atletico Madrid, l'Arsenal, queste siano super squadre, cioè se vogliamo parlare di super squadre ce ne sono due, tre, ma le altre sono tutte grandi squadre. Poi per me non è più calcio, ma sarà solo soldi. Uno schifo, veramente uno schifo. Antonio, buongiorno. Ciao, complimenti soprattutto per la trasmissione. Ma vorrei parlare un attimo su questa questione della Superlega. Secondo me si sta dando troppo spazio e anche un'interpretazione forse sbagliata, nel senso che tu hai fatto l'elenco dei debiti e dei bilanci di queste società, quindi più che presentare come il rosso che hanno nel loro bilancio. E quindi i bilanci e quindi diciamo i loro debiti sostanzialmente. Sì. E quindi il problema è che quindi più che presentare queste squadre come, o questa Superlega come un congresso di ricchi, in realtà mi sembra più un congresso di poveri. Nel senso sì, che falliti, non è che so, perché loro hanno realtà ricche con tanti tifosi che sono benestanti, sono falliti perché non sanno gestire le risorse. Vi ripeto, il Tottenham ha appena esonerato Mourinho, gli dovrà dare 40 milioni, ma si dico, ma si può gestire la società in questo modo? Fottendosene di fare il rosso, perché tanto non lo pagheranno mai quel debito, mica è come voi che avete la pizzeria o il ristorante o un negozio di abbigliamento che i debiti li dovete pagare, loro li fanno e poi se ne fottono. Ne abbiamo un altro al telefono, sentiamo messaggi, vai. Buongiorno, sono Diego da Napoli. Secondo me la coppa principale è delle federazioni calcistiche, perché come se ne sono accorti dei debiti di tante società quali Napoli, Fiorentina, Bari, Palermo, che hanno fatto fallire e direzionare il famoso grande debito della Lazio, esatto. Non hanno fatto niente per fermare il debito di Juve, Milan, Inter e Roma. A questo punto, ora che queste società si sono indebitate e vogliono lasciare la UEFA per andare a fare la Super League, che succede che praticamente muoiono, vanno in scappa stretta tutte quante. Però questa era praticamente una cosa che bisognava fermare all'inizio. Ha ragione, ha detto una cosa sacrosanta, ma questo fair play finanziario mi spiegate a chi serve o contro chi serve? Perché se fosse stato il Napoli a fare 600 milioni di rosso lo avrebbero fatto fallire un'altra volta, ve lo dico io. Il Napoli è stato fatto fallire per pochi miliardi di lire, pochi miliardi di lire, hanno deciso che quella società storica doveva morire. La Lazio, ma io non è che ce l'ho con la Lazio, ce l'ho con chi prende delle decisioni, ha avuto la spalmatura del debito in 20 anni. Perché il Napoli non poteva avere la stessa cosa? Perché il Napoli è considerata una realtà di secondo o terzo piano, questi possono fare i debiti che vogliono. Io ve li ho letti, ma il fair play finanziario a che cosa è servito? A far finta che il Barcellona non potesse fare il mercato estivo, o il Manchester City la stessa cosa? Ma chi volete prendere in giro? La gente ormai si è allontanata,
il 40% dei ragazzi non segue più il calcio, perché che roba è qui? Ma che è uno sport? Ma che è diventato uno sport? Partite tutti i giorni, di ogni genere, tutte che fa una peggio dell'altra le partite che vediamo, e questo è sport. Ma è normale che i ragazzi vanno a vedere altre cose. Dobbiamo fermarci, dai Andrea, se no non finiamo. Dobbiamo fermarci subito, poi ne dialoghiamo anche con qualche uomo di calcio. Intanto 081-636-363 per continuare a intervenire al telefono. A tra poco. Marte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Marte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Stiamo dibattendo sulla necessità o quantomeno opportunità da parte del Napoli nel caso in cui venisse contattato realmente, e il silenzio di De Laurentiis mi lascia sospettare tutto questo, altrimenti avrebbe fatto fuoco e fiamme, no Andrea? Uno che il progetto se l'è fatto venire in testa lui nel 2015, se lo vede soffiare sotto al naso, uno come De Laurentiis sta zitto, secondo te? Io penso proprio di no. No, o tace per coerenza, come dire, non posso oggi lamentarmene se ero il primo che l'auspicava e soltanto perché non mi chiamano non posso agitarmi, anche se è un ragionamento forse troppo lucido per De Laurentiis, o nasconde qualcosa, come dicevi giustamente tu, caro Raffaele. Sentiamo un messaggio vocale e poi andiamo buongiorno, al telefono. Andrea, buongiorno. Niente, sì, tu dici i debiti sono indebitati, però tu devi guardare pure il patrimonio che hanno. Hanno giocatori come Ronaldo, Dybala e così via, che questo debito loro lo potranno sempre ripianare. Ma quando? Perché vendendo questi giocatori possono rientrare. Ma che rientri? Quindi è vero, hanno i debiti, però hanno pure un patrimonio 450 importante. Milioni di debiti, rientri vendendo Ronaldo e Dybala, devi regalare. Dybala aveva scadenza di contratto e l'hai perso. Ronaldo c'ha 35 anni, a chi lo vendi più? Amici, sono operazioni fallimentari. Ronaldo, che ti costa 56 milioni all'anno per vincere semplicemente lo scudetto, e quest'anno manco lo vinci, ma è un'operazione sportivamente fatta bene? Io dico di no, né sportivamente né a livello di bilancio. Andiamo al telefono perché abbiamo... Allora, parliamone con un dirigente navigato del nostro calcio, che chissà quanto si rivede nel calcio di oggi. Mi verrebbe da chiedere a Giorgio Perinetti. Ciao direttore, buongiorno. Buongiorno. Ciao Giorgio, buongiorno. Immagino che questo terremoto non ti abbia lasciato indifferente, tu che sei uomo di calcio, che sei anche dirigente di una squadra di calcio che punta alla promozione in Serie B come il Brescia. E ce l'hai un'opinione tua, oppure fai come De Laurentiis che preferisci tacere in questo momento? Ma ovviamente tutti quelli che insomma seguono il calcio da tanti anni sono colpiti profondamente da questa esplosione improvvisa di novità. Per la verità, io un anno fa, esattamente il 22 aprile, avevo scritto su un quotidiano sportivo, attenzione, quando si parlava di far riprendere o meno il calcio, no? C'era chi diceva fermiamo, chi diceva riprendiamo, e dice attenzione che non giocare sarebbe il peggiore dei mali, quindi meglio un campionato un po' compresso, un po' diverso dai soliti, ma comunque riprendiamo a giocare, perché tutto quello che porta a rimandare, a rinviare, può favorire situazioni molto pericolose. Prima fra tutti l'accelerazione della creazione della Superlega. Sì. Questo io l'ho scritto su un quotidiano sportivo, non l'ho detto. No? Quindi sei stato un buon profeta, come è facile profeta, infatti proprio i bilanci di molte società in Italia e all'estero sono disastrati. E naturalmente è il frutto di mala gestione, naturalmente, di un sistema che comunque fatica a produrre profitti, se la si sta molto molto attenti, e quindi oggi sembra l'unica, per la panacea di tutti i mali per loro, sembra fare la Superlega per introitare quei soldi che servono a eliminare i debiti. Questo purtroppo è la realtà nuda e cruda. Sì. Ma che ci sono altre situazioni, ho capito, però questo però no dico, sì, questo è l'origine del problema, sì. No, perché altrimenti non saremmo a parlare. Certamente questo però fatto in questo modo, soprattutto un po' criptico, sotterraneo, cosa porta a una situazione che
destabilizza il nostro modo di concepire il calcio, destabilizza le situazioni calcistiche, destabilizza un pensare dei tifosi che sono molto lontani da questo, già erano molto lontani da questo concetto di calcio esclusivamente business, e crea un gruppo elitario non scelto dai risultati ma scelto dalla convenienza economica, che chiaramente è difficile da digerire e da essere accettato. Questo è difficile da digerire ancora di più da parte dei tifosi del Napoli, Giorgio, perché tu sei stato dirigente del Napoli in diverse circostanze, l'ultima delle quali è quando salvaste la squadra, insomma provaste a fare qualcosa di buono, e poi il tribunale fece fallire il Napoli per pochi miliardi di lire. Io leggo il rosso delle società che per esempio il Chelsea 1510 milioni di euro, la stessa Juventus 458,3 milioni di euro, che equivale a 800 miliardi di vecchie lire. Allora, il Napoli fu fatto fallire e credo che sia stata una grande ingiustizia, perché altre società sono riuscite a spalmare il proprio debito. Però io mi chiedo, tu che sei un dirigente che ha vissuto le due generazioni, questo calcio non è destinato a chiudere perché la gente poi non lo segue più, non lo ama più? Ma c'è una, secondo me, ripeto, come ti ho detto, no? È chiaro che tutto nasce da una necessità economica, no? E quindi riparare alla male gestione con la creazione della Superlega immediatamente. Io ho sempre pensato che un giorno o l'altro la Superlega sarebbe nata, ecco, ma pensavo un po' più lontano nel tempo, no? Anche preparata nella diversa, eccetera. Qui è stato un colpo di mano, e questo aumenta naturalmente lo stupore, il dissenso, il non accettare questa cosa. Certamente, cosa si può pensare? Che adesso le battaglie legali saranno feroci. Non so come si potrà mediare tra calcio istituzionale. Secondo me la FIFA e la UEFA devono rispondere, altrimenti devono chiudere, perché non hanno sì, più. Sì, sono d'accordo, cioè, però c'è un altro pericolo, scusa, te lo dico con grande franchezza, sì. No? Che qui siamo a 15 società, 12 quante sono adesso? 12 per il momento. Normalmente che cercano altri partner. Bisogna vedere quanto saranno resistere altri che oggi si sentono lontani di questo progetto, se chiamati a essere coinvolti, non lo so, parli di altre società, altri club che potrebbero essere tipo il Napoli, che magari ha un suo Napoli, la Roma in Italia, che penso abbia più titoli del Tottenham o altro, certo. Per esempio, no? Da Juve, del resto, insomma, viene eliminato negli ultimi anni dalle Ajax, Lione e Porto. Non so come si sentano Ajax, Lione e Porto, che non partecipano, ecco, per esempio, non lo so. Quindi è tutta una cosa da definire, da capire, da capire a livello legale, per esempio, quali sono i limiti in quali si può muovere, quale possono essere la partecipazione reale, come chiedono le stesse società, ai campionati italiani, cioè ai campionati locali, no? Perché poi cosa diventerà? Prioritaria la Superlega, e quindi il campionato italiano ci va la seconda squadra a giocare, non lo so. È tutto un po' da capire. Ci va la seconda squadra o non ci va proprio tra gli iscritti? Ammesso che se tu crei una priorità e dici la Superlega mi dà i maggiori introiti, quindi la partecipazione al campionato italiano è solo così una forma per mantenere i miei rapporti, e poi l'affronto sempre con la squadra B, e quindi o con la squadra comunque, no, in bottega di riserva, perché il mercoledì ho altro tipo di partite, quindi tutto fa un po' scalpore, insomma. Non credi quindi all'idea di un'esclusione, diciamo, di determinati club partecipanti? Non lo so, perché sai, gli interessi poi sono anche degli altri. Quando io ho fatto un contratto per i diritti televisivi, raggiunto grazie anche al fatto che ci sono quelle società che rischia di vedermelo diminuire perché non ci sono più, forse sono costretto a accettare. Poi non so se la partecipazione di squadre non sempre al completo può e comunque intrigare lo stesso chi ha vinto la gara per i diritti televisivi. Cioè è una cosa molto molto complessa, lo capite, dove non è facile parlarne
così non intervento, ecco. Però sì, io credo che come qualsiasi sia, qualunque sia la strada da prendere, è un rischio, perché i tifosi possono anche stufarsi sia da un lato che dall'altro. Il calcio è rivolto alla gente. Ecco, io mi sono un po' perso nel discorso, ma quello che volevo dire è esattamente questo. È stato fatto, questa Superlega è nata oggi per contrastare l'anno pandemico che ha disastrato ulteriormente bilanci già provati. Però attenzione, è anche l'anno pandemico dove il tifoso si è dovuto forzatamente allontanare dallo stadio, dove il tifoso ha capito che la domenica può anche non andare allo stadio perché fa altre cose. E se lo disamoriamo ancora di più, non so se poi gli interessa comunque un certo tipo di campionato, di contesto. Non vorrei che fosse il colpo di grazia alla tifoseria, che non ama il calcio business. Poi c'è un altro problema ancora, perché se poi si parla sempre di contenuti economici, ovviamente sono prioritari, però poi rimane sempre l'aspetto sportivo, no? Ora, una Superlega dove tu partecipi e giustamente prendi i tuoi soldi, sono tanti, e quindi fanno un divario assoluto tra la Superlega e le altre competizioni europee. Poi bisogna vedere quanto saranno amati, perché noi siamo un popolo di risultatisti, parlo almeno per l'Italia, no? Voglio dire, quando poi la Superlega per 2-3 anni fa il 7° posto o 6° posto, vediamo quanto è amata poi da tifosi. Esattamente, c'è così. Anche il è vero. E per le italiane il rischio è molto forte, in tal senso, no? Perché dico che è una prova rischiosa, temeraria, forse in questo momento essenziale per la salute economica di queste società, ma poi c'è l'aspetto sportivo, e l'aspetto sportivo, quando non porta risultati, sconquassa anche più di quello economico. Va bene, Giorgio, grazie, è stato bello parlare con te, ci risentiamo. Grazie a voi, buona giornata. Grazie al direttore sportivo del Grazie Brescia, Giorgio Perinetti. Dobbiamo fermarci adesso. Sì, è tempo di fermarci. Vi ricordo lo 0816363 per intervenire al telefono e il 339-666-9990 per i WhatsApp. A tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Allora, ricordiamo i numeri di telefono, Andrea, e poi andremo pure a contattare un altro ospite. Subito, lo facciamo subito, a 0816363 il numero per telefonare in trasmissione, poi c'è il 339-666-9990 invece per tutti i WhatsApp. Allora, ci scrive Alex da Cecina, Toscana, quindi immagino che sia quella. Sì, Cecina. Provincia di Livorno. Bene, sei preparato? Bene, complimenti. Sì, sì. Come al solito nel mondo d'oggi bisogna essere disonesti per essere premiati. Le società con debiti riceveranno dei soldi da questa Superlega per poi averne sempre di più. Le società oneste con i conti sotto controllo avranno sempre meno soldi. Bell'esempio di vita per i giovani, li spingeremo ad essere disonesti. Vogliamo dare torto ad Alex, Andrea? Sta dicendo una sacrosanta verità. Cioè il Napoli, per esempio, passa pure per fesso per avere i conti a posto, e De Laurentiis magari non ha fatto un ingaggio più alto per evitare di entrare nell'area rossa del proprio bilancio. Perciò ha ragione Alex, non è educativo nei confronti dei giovani che si accostano allo sport, che dovrebbe essere tutt'altro. No, anche perché se poi si parla di fair play finanziario, ma dove sta questo fair play finanziario? Ma ti prego, dai, messaggio vocale, andiamo al telefono. Ciao, volevo dire anch'io la mia sulla Superliga. Secondo me il Napoli fa bene a restarne fuori, perché farebbe solo lo scemo del villaggio per competere con quelle grandi del calcio. Per un discorso economico probabilmente sì, ma avrebbe una piccolissima fetta di torta, poi magari sbaglio, non lo so. Angelo al telefono, buongiorno. Buongiorno, buongiorno signori, possiamo anche aggiungere che ci sono società quotate in borsa e l'organo di vigilanza è completamente omissivo. Passerebbe, cioè, andiamo poi a livello. Anche questo.
a ulteriori. Io solo ora ho acceso la radio, non so se voi avete commentato la notizia che in teoria ci sarebbe questo presunto invito anche a De Laurentiis. Stiamo parlando da ieri sera, vai Angelo. Vai, no, anche tu, a vai. De Laurentiis, in verità, sì. Ammetto, insomma, ci abbiamo anche altro da fare, meno male, voglio dire, io solo stamattina ho saputo di questa notizia. Allora, qual è il discorso? Io ritengo una cosa, premesso che secondo me De Laurentiis non scendeva dal cielo, perché al di là dei contrasti, lui e Agnelli sono per certi, per altri versi, pappa e ciccia, usa questa espressione così un po' simpatica. Qual è il discorso? Secondo me De Laurentiis non ha né la struttura, non ha il fatturato per poter accedere a certi prestiti, perché sono prestiti, questi non sono soldi dati a tassi di interesse, esatto. Ma soprattutto non so quanto ha interesse ad unirsi a società che comunque sono indebitate. Allora che cosa voglio dire? Lui ora, secondo me, molto semplicemente, se ci sarà un campionato di Serie B, questo io, visto che c'era già un ridimensionamento del progetto a prescindere, potrà giocare con i vari Lodbotka, con i vari Dem, perché certamente un campionato glielo consentirà. Laddove ci sarà ancora interesse per questo campionato, ma io dubito per la verità, perché a questo punto la gente si allontanerà ancora più dal calcio, secondo me, allora con... ma dopodiché, voglio dire, ha fatto il suo, lui non ha tutto, cioè voglio dire, oramai il suo, secondo me lascerà, punto. E momento in cui non ci sarà più interesse, non ci, ci voglio dire, non potrà guadagnare quelle briciole che a lui fanno coppia, secondo me mollerà. Guadagnerà lo stesso, io sono convinto che quelli della Superlega si andranno ad isolare. I calciatori big, che ora sono big, spariranno, ne usciranno altri e si, io credo che sia un modo anche per rigenerare tutto il sistema. Uscite fuori tutti voi che avete i debiti, andatevene, via, 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 perché siete solo dei fuochi fatui, siete falsi, non siete una forza dei nostri campionati, siete pieni di debiti. Giocate in maniera scorretta, perché è facile vincere se io compro i calciatori e poi non pago i debiti per aver preso questi calciatori. Così è facile, mettetevi in regola e poi dopo vediamo. Sta storia della pandemia è soltanto uno specchietto delle allodole e questi la stanno utilizzando per dire: avete visto, abbiamo i conti in rosso, il calcio non regge più, dobbiamo creare un'altra cosa. Non è vero, perché il rosso lo avete fatto voi prima della pandemia. La pandemia siete voi che non sapete gestire tutte le risorse che i tifosi vi danno. Messaggio vocale. Buongiorno, sono Sergio da Casoria. Ciao. Ascolta, allora la Juve e Milan hanno un solo problema, è quello di prendere i primi soldi, poi tutto il resto se ne parlerà, lo sapete bene. Hai ragione. Il loro primo obiettivo è ora esattamente prendere i soldi. Incassare quel denaro, hai ragione. Poi tutti gli altri discorsi non valgono a niente, poi se andrà avanti, non andrà avanti, se ne parlerà. È un discorso sacrosanto, loro puntano a incassare sto denaro subito che gli dà JP Morgan, sì, 3 miliardi e mezzo subito, per salvarsi il culo, amici miei, perché sennò questi falliscono, vi rendete conto? No? Quindi, ma lasciamoli andar via, si dice ponti d'oro al nemico che fugge, andate via! Creeremo noi un contesto più pulito, più ordinato, nasceranno nuovi calciatori, ma avete idea quanti 17enni o 18enni possono diventare più forti di De Bruyne o di Cristiano Ronaldo? Ma veramente noi abbiamo bisogno di questi qua, lasciateli andar via. Chi abbiamo al telefono? Che vuole dire qualcosa? Gennaro. No, è più forte di Cristiano Ronaldo e De Bruyne, non penso tanti, però. Ma perché secondo te se dai spazio a 17enni o 18enni che sono forti e che non hanno la possibilità di esprimersi, non li trovi calciatori forti come questi qui? Ma che stiamo scherzando? Ronaldo ha segnato più di tutti i giocatori nella storia, tutto quello che vuoi, ma Maradona è uno solo, gli altri possono anche essere fungibili. Gennaro al telefono, buongiorno. Gennaro. Pronto. Fai Gennaro veloce. Senti, Aurelio, ma io devo dirti solo questo, sto sentendo di questa super lì. Però, ma io non capisco perché non hanno fatto valere prima il settore finanziario, hanno fatto prima interditare la squadra a questi livelli. E chi lo sa? Adesso si è spaventicando i debiti. E chi lo sa? Non ho capito, il settore finanziario da cosa è stato creato? Perché è stato creato? Per evitare che arrivassero a fare questi a debiti. Tutto questo. Hai ragione. E se ancora mi fanno la Superlega e tu pensi che con la Superlega il Siena a non indebitarsi più. No, loro copriranno i debiti che hanno adesso e poi ne faranno altri perché sono incapaci. Sicuramente ne faranno altri. E poi un'altra cosa volevo dire, io non vedo che Aurelio De Laurentiis verrà in ritardo, sono la parte del parente povero. Che si siederà a tavola, vorrà anche lui la fetta di torta grande come hanno sempre avuto le creste big.
Va bene, grazie Gennaro, buona giornata, messaggio vocale. Ciao Falco, sentiamo... ciao Raffaele. Ciao. Io credo che il Napoli alla fine finirà della Lega e il Napoli subirà le stesse conseguenze di queste tre squadre che già sono andate, a livello italiano parlo ovviamente, quindi io temo tantissimo per la mia squadra che diventerà la mia ex squadra, in quanto non riconoscerò più il gioco del calcio nella mia squadra attuale. Beh, queste sono le posizioni più estreme, ma io le accetto, io non sono d'accordo, io dico che continuerò a tifare Napoli, però lo farò con uno spirito diverso, chiedendo di ravvedersi, perché a me che il Napoli faccia parte di questo consesso di falliti, ve lo ripeto, in un'altra qualsiasi società che faccia borse oppure piuttosto che i bulloni, l'avrebbero già fatta fallire più volte e invece questi continuano a fare danni. Messaggio vocale. Buongiorno Raffè, secondo me la storia non ha insegnato niente. Le squadre sono già indebitate, la formula che è stata creata, quella della Coppa Campioni, non ha fatto altro che far indebitare sempre di più le squadre e quindi questa Superlega fra 10 anni, se andrà in porto, saranno ancora più indebitate di quello che sono attualmente. Ciao. Stiamo ripetendo sempre le stesse cose, però detto questo amico, la storia si ripete, è vero? Angelo Pisani, avvocato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ciao avvocato. Parole sante le tue. Io mi chiedo dove sono gli organi di controllo, la Consob, l'antitrust, società quotate in borsa che come minimo possiamo dire denunciare inquinano il mercato, quindi violano i diritti, cioè sta succedendo di tutto, un caos dal quale ti dico Raffaele, loro già hanno l'accordo, cioè questa prova sì. Di forza tra poteri forti, a mio avviso è tutta una finta, una grande finta, perché loro già sanno quello che dovranno proporre, anzi imporre come nuova piattaforma del calcio, e fanno finta che ci sia questo scontro. Io ricordo le parole che mi disse Diego Armando Maradona, lui denunciò almeno 10 anni fa, c'eri anche tu a Roma quando parlammo con lui, e lui ci disse appunto quello che stavano combinando nel mondo del calcio per interessi, per soldi, per denaro, a partire dalla UEFA. Se non sbaglio ancora l'intervista io ho registrato. Sì, ricordi, eravamo insieme con Diego Armando Maradona, 10 anni fa ci disse quello che oggi sta venendo a galla, e questo scontro a me mi sembra tanto una finta, perché poi alla fine loro si metteranno d'accordo, raggiungeranno l'accordo e i tifosi, gli utenti dovranno subire l'ennesima scellerata speculazione, perché si tratta di speculazione. Quindi tu pensi che la Superlega e la FIFA, la UEFA siano già d'accordo? Ma sicuramente, io ricordo e mi fido di quello che mi diceva Diego Armando Maradona, che i problemi esistevano già con la UEFA e la FIFA, del resto l'abbiamo visto tutte le partite, molte partite, molte cose come sono andate fino ad oggi. No, ma infatti è il tuo tra poteri forti, nel caos si troverà un accordo, una soluzione che ovviamente andrà negli interessi e le pance di questi signori, ma senza avere nessun rispetto per i tifosi. E tra qualche mese, forse tra qualche giorno, avremo una soluzione che sicuramente non sarà una soluzione di diritto. E la mia richiesta è proprio quella di attivare tutti gli organi di controllo, come dicevi tu, valgono per i cittadini, valgono per gli imprenditori, valgono per tutte le società, perché la legge dovrebbe essere uguale per tutti, ma a questi livelli di macroeconomia invece si può fare qualsiasi cosa. Società super indebitate, non le più ricche d'Europa, le società super indebitate, quelle creano altri binari per nascondere o per mischiare questi debiti. Cioè è veramente una roba da pazzi. Cioè i politici, le autorità non dovrebbero soltanto fare dichiarazioni, ma dovrebbero intervenire per far rispettare le regole. Guarda Angelo, le 12 società iscritte a questa Superlega, oggi c'è un ottimo specchietto realizzato dalla Gazzetta dello Sport che conta tutti i loro debiti, tutte insieme fanno circa 6.000 miliardi di debiti. Ma io mi chiedo, ma in una società normale, dove io se non pago con la mia società, prima o poi mi fanno fallire, perché non puoi andare avanti. Com'è possibile che questi che fanno 6.000 miliardi di euro di debiti poi vanno a creare la Superlega per ripianare i loro debiti? Tutto questo in barba al tifoso. Quindi il tifoso oggi, visto che comunque, come ci diceva prima Giorgio Perinetti, ha capito che la domenica può anche non andarci allo stadio, queste cose qui aumentano il distacco tra la gente e il pallone. Tanto il calcio non è più quello di prima, Angelo.
Certo, ma poi il tifoso è il finanziatore, cioè senza il tifoso che paga, che sia il biglietto dello stadio, che sia la PTV, che sia la maglietta, che sia il merchandising, senza il tifoso, cioè il popolo, la massa che foraggia questo sistema non potrebbe esistere. Quindi è veramente un inquinamento non solo sportivo ma economico, delle regole di diritto. Io ti dico di più, se io non pago una bolletta della luce, mi staccano l'energia allo studio, tolgono la corrente. Qua c'è, ci sono società, ci sono soggetti, poteri forti che non pagano, come dicevi tu, centinaia di milioni di euro e non accade niente, in barba ad altre società, altri imprenditori che si tolgono la vita perché rischiano di fallire, perché non hanno più come sopravvivere. Invece c'è chi con i soldi gioca, loro ovviamente giocano con i soldi, così. Questi signori non giocano con la palla, giocano con i soldi che non sono neanche soldi loro, i soldi dei tifosi. È come quelli che giocano con le tasse dei cittadini, non c'è nessuna differenza, solo che questi vanno a inquinare e a violentare anche i sogni dei tifosi, oltre che la realtà. Bene Angelo, teniamoci in contatto, grazie per questo tuo intervento. Grazie a voi, buon lavoro. Ci sentiamo presto, è il momento di fermarci. Grazie Angelo Pisani. Sì, ci fermiamo, poi finale interamente dedicato a voi, 081-636-363, aspettiamo le vostre telefonate, a tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Ricordo che da questa mattina è in corso il comitato della UEFA durante il quale stanno parlando vari esponenti, tra cui lo stesso Infantino, che ha confermato che chi parteciperà alla Super League poi sarà fuori da tutte le competizioni UEFA e FIFA, concetto ribadito ed espresso nuovamente dal presidente della UEFA Čeferin questa mattina ai 12 club dicendo: non perderemo questa partita, siete in tempo per per cambiare idee, altrimenti pagherete le conseguenze delle vostre scelte. Vogliamo andare al telefono, che dice Andrea? C'è Felice che ci ha chiamati allo 081-636-363. Ciao Felice. Ciao, ciao Andrea, ciao Raffaele. Ciao carissimo. Ma di cosa ci meravigliamo? Siamo in Italia purtroppo, i disonesti hanno sempre la meglio. Allora, queste tre grandi società. Però qui non è che siamo in Italia, qui siamo in Europa, è diverso. No, vabbè, vabbè, no, ma io mi riferisco alle tre più la Roma, che sono indebitamente dedicate a non finire. Allora, l'UEFA e la FIFA e l'Italia si mandi via, facciamo posto agli onesti. Poi questi, Raffaele, hanno fatto i conti, secondo me, senza il tifoso. Dove è scritto che il tifoso sia buona? Hanno ammazzato il calcio, la passione dello sportivo. Io ero abbonato sia da Zonne che mio figlio a Sky, non ce l'abbiamo più, abbiamo chiuso, a parte la pandemia. Però il soldo, questi, solo quelli vogliono. Raffaele, ti voglio bene. Anche io. Ciao. Ciao Felice, buona giornata. Napoli. Certo, sempre. Sentiamo questo messaggio. Se lo dico, volevo chiederti che invece di fare questa Superlega bastava fare un'unica Champions League, allargare i posti in campionato per qualificarsi, magari fino al sesto, chi arrivava al sesto magari faceva una sorta di preliminare come accade nell'Europa League, e così aumentare gli introiti per queste squadre che si qualificavano e levare una volta per sempre questa Europa League che magari viene considerata di meno. Questo è il mio parere. Ciao e forza Napoli. Il problema non è di struttura organizzativa del campionato, del torneo, è che questi 12 vogliono gestirsi i soldi per i fatti loro, non vogliono che passino tra le mani della UEFA e della FIFA, se li vogliono gestire da loro, questo è il vero ed unico problema. Abbiamo al telefono Fabio, buongiorno. Buongiorno. Ciao, volevo parlare a proposito del risultato di domenica, il pareggio con l'Inter. A mio avviso si tratta di un pareggio che non ha molto valore in termini proprio di classifica. Anche secondo me. Non doveva vincere, anche se l'Inter è la prima, è molto forte, ma doveva vincere.
credo che questo insomma renderà molto più complicata un'eventuale qualificazione in Champions. Ecco, volevo un vostro parere. La penso come te, sono due punti persi, perché il punticino non ti serve a niente, ti servivano i due punti che hai lasciato a Sassuolo per quel dissennato calcio di rigore regalato al 94esimo. Sentiamo messaggi vocali. No. Il fatto sai qual è? Che noi tutti quanti diciamo no, sta Superlega, no, il Napoli si va in Superlega, io non tifo più il calcio. Invece non è vero, perché noi il Napoli si va in Superlega, noi vogliamo bene il Napoli, la maglia, e tiferemo comunque sempre il Napoli, lo seguiremo sempre, anche in Superlega. Purtroppo la verità è quella. Questo deve essere così, io farò così, ma non voglio dire che questa Superlega a me piace, non mi piace affatto neanche la scelta che eventualmente il presidente facesse. Al telefono c'è Enzo, buongiorno. Ciao Raffaele, buongiorno. Ciao. Complimenti per la trasmissione. Grazie Enzo. Allora Raffaele, io dopo questa notizia io ho pensato che il calcio, un gioco così bello, perché deve essere sporcato dal famoso dio denaro? Il calcio è dei giovani, il calcio è della gente, a me mi viene da piangere se viene sporcato in questo modo. È una vergogna, chi i fondatori di questa Superlega si devono vergognare, perché stanno giocando con la passione dei tifosi, la passione di chi ama il calcio e la passione di chi vuole, di chi sogna di giocare in Serie A e magari in Champions League e vincerla. Ciao e forza Napoli. Ciao Enzo, e purtroppo non si vergogneranno, stai tranquillo. Messaggio. Buongiorno Raffaele, buongiorno Andrea. L'unica cosa positiva di questa Super Europa League sarebbe il fatto che facessimo una trasferta sì e una trasferta no all'estero, e quindi rimanere le mogli a casa. Un abbraccio. Vale anche per te questo messaggio, Andrea? No? Sì, sostanzialmente sì. Vabbè, non hai sentito che cosa? Secondo me adesso abbuschimo che torni a casa, perché non hai sentito quello che ha detto il nostro amico, sono sicuro. Messaggio vocale. Buongiorno da Leo da Quarto. Ciao a tutti voi. Comunque volevo dire, domandare di Ospina, di Lozano, chi gioca a posto di Demme, mi è passata proprio la voglia. Che senso ha? È vero. Comunque alla fine di campionato non conteremo più i trofei, conteremo chi ha guadagnato di più, quanti soldi abbiamo fatto di plusvalenza, tutte queste cose. È uno schifo. Ciao e forza Napoli sempre, se andrà avanti. Speriamo bene. Gianni al telefono, buongiorno. Buongiorno Raffaele, complimenti per la trasmissione. Grazie Gianni. Una domanda che mi ponevo: se si partecipa a questa lega, le società vengono chiaramente estromesse dai UEFA, FIFA eccetera, sì. Questi club da dove attingeranno i giocatori nuovi? Se un giocatore ambisce ad andare a giocare i mondiali, vincere la Coppa dei Campioni, vincere il mondiale, perché un ragazzo di 20 anni, 22 anni che andrebbe a giocare in questa lega sarà estromesso da ogni competizione a livello mondiale, purtroppo poi non potrà più aspirare o sognare a vincere un qualcosa di importante a livello mondiale. Giusto o sbagliato? Ti ascolto parlare, guarda, grazie. Guarda Gianni, io propendo per la tesi. Io propendo per la tesi che è stata esposta dall'avvocato Pisani. Secondo me sono tutti d'accordo tra di loro, perché ribadisco un concetto e su questo io non torno indietro, perché ne sono convinto. Le 12 squadre che vanno a fare la Superlega si andrebbero ad isolare, ve lo dico io, se davvero la UEFA e la FIFA le vogliono far morire sportivamente, no, ci possono riuscire. Tu tagli tutti i ponti con loro. Loro sono costretti a giocare solo all'interno di quel contesto. Guarda che i dubbi verrebbero a tanti giocatori se restare lì o andarsene da un'altra parte dove magari un ragazzino prende il posto loro. Io perciò vi dico, se veramente va in porto questa Superlega, fallirà nel giro di un anno, fallirà. Se invece non dovesse andare in porto, è perché sono già d'accordo tutti tra di loro. Sentiamo un messaggio vocale e poi torniamo al telefono. Buongiorno Raffa e Andrea. Ciao. Daniele da Secondigliano, sempre complimenti per la trasmissione. Raffa, in primis ti voglio dire che sono d'accordissimo con la considerazione che hai fatto prima per il silenzio del presidente. Per me quella è la cosa più inquietante. Il presidente non si vuole sbilanciare, perché
se dovesse accettare Sacchi, calcisticamente il Napoli è molto inferiore. Quindi con l'introito di quei soldi dovrebbe fare una rosa forte per mettersi a pari livello. Poi magari gli vorrei dire: presidente, attenzione, che questo è un giochetto, ti vogliono tirare in un bel casino, perché sanno che quando si parla di soldi tu fai gli occhi a cuoricini. Attenzione prima di accettare. Secondo me ti metteresti dalla parte del torto. Arrivederci ragazzi, buona giornata. Mi è piaciuto molto questo messaggio di Daniele, di cautela, occhio, perché questa può essere una grande trappola per le società meno forti come il Napoli. Abbiamo al telefono Pasquale, eccolo qua. Ciao Raffaele, buongiorno. Ciao. Ascolta Raffaele, io stamattina ho ascoltato il discorso di Petrucci, che sarebbe il presidente della Lega Basket, sembra. Sì. Dove loro, cioè, che anche loro non volevano la Superlega tempo fa, però poi l'hanno adottata. Indubbiamente io ho seguito anche di ieri sera a Tikitaka, che è tutt'altra una cosa molto diversa dal bacino di utenza. Ma è normale. quanti soldi però, girano intorno al calcio e intorno al basket? È un decimo. Però tu credi che questi alla fine andranno tutti a un compromesso? Perché sì, tu come sai bene, Zio Danaro è quello che distrugge tutti, amore, sentimento, cose. E quello è quello che a me mi fa più male. Hai perché ragione. un ragazzino come mio figlio, 15enne, che fino a poco tempo fa andava allo stadio e stava cominciando a provare le emozioni, Napoli-Real Madrid, Dortmund, il tuo piccolo Lorenzino che un giorno... Cioè, è questo quello che non stanno avendo pietà di niente. E poi io quella Superlega, onestamente, ma sai come la definisco? Un'associazione rebutaiola. È così, sono tutti falliti quelli che sono perché in Superlega. Non stanno facendo altro che curare i loro interessi e sanare i loro interessi con questi qua della JP Bank. Lo sto dicendo da ieri, grazie Pasquale. Buona giornata a te. Tu volevi aggiungere qualcosa, Andrea? Sentivo che parlavi o mi sbaglio? No, io non ho molto da aggiungere. Allora sentiamo Raffaele, messaggi nel senso vocali, che tutto sì. Okay. Diciamo le stesse cose. Vabbè. Messaggi vocali. Buongiorno Raffaele, buongiorno Andrea, Enrico il tassista. Ma ciao. Premetto che sta Superliga è una vera schifezza. Ma gli arbitri come funziona? Se li portano da casa, ognuno si porta il gruppetto di arbitri e poi grazie. Complimenti sempre. Grazie, dobbiamo rifare la canzone di Pino Daniele. Questa Superlega è una vergogna. Ve la ricordate quella canzone? Sentiamo due messaggi rapidissimi e poi lasciamo campafono a Massimo D'Alessandro. Vai. Buongiorno, sono Giuseppe del Benevento. Sto ascoltando la vostra trasmissione. Io credo che il calciatore che farebbe parte poi di questa Super League se ne frega ben poco di vincere i mondiali, di vincere le competizioni a livello mondiale, perché basta quelli vengono paghi. Pagati diversamente, per cui si fanno anche loro un gioco soltanto economico, non più sportivo. E che roba è questa? Buona giornata. I presidenti se ne fottono, i calciatori gliene frega altrettanto, ma che è ancora lo sport questo qui? Ma vi prego, dai, vi prego. Ultimo messaggio e poi tagliamo la corda, eccolo qua, lo sentiamo. Raffaele, sono Giuseppe. Raffaele, chi si spatta una pagnotta e torna il tuo a 0-0. Se poi veramente gli vogliono fare guerra, è una cosa facesse principalmente, fare i vincoli sui calciatori. Tu fai parte di una lega professionista, UEFA, FIFA, Federcalcio, e non può partecipare ai tornei privati, quindi non ti spetta di andare in nazionale e non fare comprare i calciatori nella nostra federazione, come noi non potessimo accattivare i giocatori e loro da Superlega. E secondo me se tagli i ponti così sarà un bel problema per i calciatori. Tutto qua, e poi questi c'è De Laurentiis. Vai piano piano, ma noi andiamo veloce a chiudere adesso, che è il momento. Sì, perché siamo un po' in ritardo, ma adesso arriva un'altra ora di calcio a Radio Marte, quindi non preoccupatevi, si entrerà anche nel vivo evidentemente di Napoli-Lazio. Io saluto Tony Molò alla parte tecnica, tutta la redazione, ovviamente te Raffaele Auriemma, noi ci ritroviamo domani come sempre a mezzogiorno. Certamente, grazie a tutti quanti voi, ora Marte Sport Live con Massimo D'Alessandro, ciao.